Al sabato del convento, questo pomeriggio abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype con noi giornalista, scrittore, vaticanista Saverio Gaeta. Ciao Saverio, benvenuto al sabato del convento. Grazie a tutti voi, buonasera. Ciao Saverio, buonasera. Allora, grazie innanzitutto per aver accolto il nostro invito. Il Natale è ormai alle porte e purtroppo l'emergenza sanitaria ancora non ci fa stare tranquilli. Dal tuo punto di vista di cristiano cattolico e di scrittore, come la Chiesa, la comunità cristiana, sta affrontando questo tempo di pandemia? Diciamo che molte opinioni corrono all'interno della comunità ecclesiale a riguardo delle vicende civili. Quello che però a noi compete, quello che ci sta a cuore, è proporre una verità di fondo, cioè dire che Dio anche in questo momento, in questo tempo di fatica, è presente, è vicino e per l'ennesima volta, appunto in questi oltre 2000 anni di storia del cristianesimo, Cristo viene a rallegrarci, viene tra noi. Se perdiamo di vista questo aspetto, cioè quello che compete a noi umanamente, dal punto di vista sociale, civile, è il compito della vita, ma quello che dobbiamo sperimentare e vivere all'interno della dinamica cristiana è invece il comprendere come Cristo ci dà la risposta anche ai problemi che ci sembrano irrisolvibili, perché la gioia del Natale è un qualcosa che si ripropone ogni anno proprio come la dinamica del ritorno perenne di chi viene a salvarci. E se non accogliamo questo richiamo costante, come ogni Natale, anche quest'anno, perché in questo momento abbiamo difficoltà, problemi, perché non riusciamo a fare il cenone o perché non andiamo a vedere i fuochi d'artificio in qualche piazza, allora vuol dire che non abbiamo colto finora, e magari non lo coglieremo nemmeno per il futuro, la bellezza, la gioia, il senso della vita nuova che viene a portarci questo Natale. Dunque, la comunità cristiana ha proprio il compito di riproporre questa bellezza anche al di là delle fatiche che comunque tutti facciamo, di riproporre la gioia e di dire Cristo comunque ha vissuto tanti aspetti della fatica umana, conosce, e Maria sua madre le conosce ancora di più, le fatiche della vita umana, possiamo comprendere attraverso anche il loro messaggio, attraverso il loro riproporsi, come vivere questo periodo e come affrontare il futuro. Stefano, nel febbraio di quest'anno è pubblicato per la San Paolo Edizioni Padre Pio anche il libro La pandemia di Padre Pio, discepolo dell'addolorato, in cui ripercorri la pandemia del 1918, la cosiddetta spagnola, di cui si ammalò anche Padre Pio. Un libro di attualità storica, ma anche di rinascita e di speranza in qualche modo. Sì, perché da quella esperienza possiamo ricavare che, fatto il proprio ciclo, il virus, che allora neanche si conosceva, perché si pensava all'epoca che la pandemia fosse di natura batterica, i virus non erano neppure conosciuti dalla scienza. Comunque, trascorso il ciclo, che all'epoca fu di 3 anni, dal 1918 alla fine del 1920, la pandemia ha terminato il suo corso sia di contagio sia di morti. Gli ultimi morti si ebbero appunto nel 1920, ma in misura sempre minore nel triennio. Quali segnali di speranza ci sono in questo libro? Ci sono segnali di speranza legati al fatto che comunque prima o poi se ne esce, ma ci sono anche segnali di sofferenza, perché in quella pandemia ci furono 50 milioni di morti in tutto il mondo e lo stesso Padre Pio, al di là della malattia che colpì se stesso, ha dovuto sopportare dei lutti in famiglia, in particolare una sorella di 29 anni e un nipotino di 4 anni morti a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro. E questo molto sinteticamente il modo con cui Padre Pio ha vissuto quel momento di emergenza sanitaria. Saverio, anche tu hai scritto molto su Padre Pio, libri e articoli giornalistici. Come ti sei accostato alla figura di Padre Pio e che cosa ti ha colpito di più del santo di Pietrelcina? E che cosa continua ad affascinarti della sua vita e della sua spiritualità? Guarda, io ho cercato di superare un po' quel cliché del frate burbero
sempre un po' considerato faticoso da affrontare, soprattutto nelle confessioni, in quei momenti in cui ci si trovava tu per tu, che magari ti cacciava dal confessionale, e quindi nell'immaginario collettivo è una figura di santità che però ha delle caratteristiche di scarsa amabilità. Quello che io invece ho scoperto, anche ragionando insieme ad amici come lo stesso Stefano Campanella, e di comprendere attraverso la lettura della posizione di tutte le testimonianze che ci sono state per il processo di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, è stato la sua umanità, il suo essere capace della battuta, dell'incontro con le persone al di là di quello che era il momento del confessionale, quello di seguire tutti i suoi figli spirituali in una maniera paterna, che era un qualcosa che si prolungava nel futuro. Appunto è citato in quel libro che avete mostrato, Sulla soglia del paradiso, Padre Pio ha fatto una grande promessa a Fra Modestino e a tutti noi: resterò sulla soglia del paradiso fino a quando l'ultimo dei miei figli spirituali non sarà entrato. E figli spirituali suoi possono essere anche oggi quelli che non l'hanno nemmeno mai conosciuto di persona, perché invocando la sua figura restano in comunione spirituale, proprio per la comunione dei santi, anche con Padre Pio. E questa sua promessa, che per esempio tra le tante cose me lo fa amare sempre e costantemente, è la promessa di un uomo che ha vissuto fino in fondo il sacrificio, la penitenza, tutto quello che poteva fare per servire gli uomini anche attraverso la propria sofferenza, ma non ha mai perso quella umanità di fondo che caratterizza il cattolico, che caratterizza l'uomo che ha incontrato Gesù Cristo come persona viva e che quindi continua a proporre questa persona viva come occasione di incontro per avere la vera gioia, la vera speranza, quella cristiana, che è una certezza di eternità. Abbiamo detto che sei uno studioso del padre. Secondo te c'è ancora tanto da scoprire della spiritualità di Padre Pio? Forse più che da scoprire, perché di per sé tutto quello che potevamo scoprire lo abbiamo scoperto. Di fatto i testimoni che lo hanno conosciuto hanno dato tutta la loro testimonianza, hanno raccontato tutto quello che potevano. Quello che credo spetti a noi continuare a approfondire è invece un modo forse un po' più originale, un po' più moderno, un po' più nuovo di riproporre quella figura che sembra un po' passata, cioè proprio il rinvigorire la consapevolezza che Padre Pio è un uomo, un santo, che ha ancora tanto da dire. Quindi più che scoprire quello che ha da dire, riproporre quello che lui diceva, riproporre il suo messaggio, che era un invito a cogliere fino in fondo la presenza di Cristo tra noi, quello di partire dalla consapevolezza di un bambinello come quello che appunto ci verrà per la ennesima volta proposto dalla Chiesa nel prossimo Natale, un bambinello che veniva e anche per lui lo è stato fisicamente, un bambinello che lui stesso diceva ha visto, ha potuto addirittura tenere fra le braccia in maniera mistica, ma quella mistica cristiana che vede una concretezza anche fisica. E quindi scoprire questa figura di Padre Pio che ci permette ancora oggi di vivere la fatica con un senso, come l'ha vissuta lui, è una delle modalità secondo me più adatte al tempo moderno, in tempo come questo di fatica, di pandemia, per far comprendere che non è un santo legato a un passato ormai remoto, ma è un santo totalmente attuale che ha tantissimo ancora da dirci e da comunicarci. Goethe, il suo ultimo libro, Edizioni San Paolo, è intitolato 10 volti del mistero, donne che parlarono con Dio, testimonianze di donne che parlano con Dio e propongono quale messaggio? Diciamo che le donne oggettivamente hanno più capacità di mettersi a disposizione di Dio per compiere la sua volontà. Diciamo che appunto Padre Pio è un po', tra virgolette, un'eccezione nell'ambito della mistica. Non sono moltissimi gli uomini che hanno vissuto un rapporto con Dio, un rapporto mistico e concreto con Dio, così come Padre Pio. Mentre fra le donne, da Hildegarda di Bingen, ormai mille anni fa, sì, intorno all'anno 1000, e fino alle ultime mistiche come Luisa Piccarreta in terra pugliese, o Teresa Musco in terra campana, Caserta, o la Aiello, la calabrese beatificata appunto alcuni anni fa, sono testimonianza viva di quanto, se Dio chiede,
le donne in particolare hanno la capacità e quell'amore totale che permette loro di rispondere e di parlare con Dio concretamente. Non è un qualcosa che diciamo soltanto in maniera teorica, in maniera astratta. Tantissime donne hanno parlato con Dio e non hanno dialogato semplicemente, hanno proprio fatto la parte di chi lottava in qualche modo con Dio, in chi discuteva, in qualche momento addirittura replicavano in maniera dura, dicendo a Gesù che per esempio in certi momenti, come Natuzza Evola disse una volta, non si sentivano amati o non si sentivano amate perché non le venivano date tante sofferenze quanto ella, per esempio, come Natuzza voleva, proprio come servizio all'umanità. E non è però un masochismo, un desiderio di soffrire perché uno ha delle, così, delle turbe mentali che lo portano a voler soffrire in nome di chissà che cosa. È semplicemente la consapevolezza che il dolore, la sofferenza, la fatica in tutte le sue dimensioni è qualcosa che permette di fare un'offerta in nome degli altri. Se qualcuno non è in grado di soffrire, di donare, di avere appunto una modalità di sacrificio che permette di superare i momenti di difficoltà, queste mistiche sono entrate come a subentrare al posto degli altri. Hanno sofferto e si sono offerte a nome di tutti noi. Cogliere questo significa vivere proprio questa dimensione comunitaria, che è il passaggio da quello che è oggi l'individualismo, il tema dell'io che spesso oggi entra in campo, quello di dire io sono questo, io faccio questo, al tema del noi. Quindi da quell'io che è un individualismo che anche in momenti come questi di fatica fanno molti pensare di ritirarsi nel loro privato, nella loro stanzetta, di non avere contatti per evitare il contagio e così via, a un noi che non significa andare in giro a contagiarsi, ma significa vivere in comunione sia l'esperienza di quello che è il problema del momento, sia tutte le difficoltà che si stanno vivendo, cercando di aiutarsi reciprocamente per risolverle o almeno per contribuire a fare quel poco che si può per dare una risposta, ma ancor più comunitariamente per vivere la bellezza e l'esperienza, la bellezza della fede e dell'esperienza cristiana in tempi che molto spesso sembrerebbero invece più faticosi del necessario, tempi che magari distoglierebbero, almeno in apparenza, da questa esperienza comunitaria. Grazie Saverio, grazie di cuore per essere stato con noi questo pomeriggio. Approfittiamo per farti gli auguri più cari di Buon Natale e auspichiamo anche che tu possa presto tornare qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Certamente, appena possibile, è anche il mio desiderio, e appunto ne abbiamo parlato anche altre volte con gli amici di lì, c'è un momento di difficoltà cui dobbiamo rispondere proprio con la preghiera, con la speranza e con la fiducia che è un tempo. E come in tanti casi ci dice anche il libro della Bibbia, c'è un tempo per qualcosa e un tempo per qualcos'altro. Questo è il tempo della fatica, della sofferenza, della pesantezza, ma siamo certi, proprio perché la gioia cristiana è una certezza, non soltanto una speranza, siamo certi che la gioia potrà tornare tranquillamente a regnare tra noi. Grazie per questo augurio e per questo auspicio, grazie ancora a Saverio Gaeta. Noi ci fermiamo ancora qualche istante, brevissima pausa e poi torneremo insieme.